Di Bonucci la più, però non si era accorto di essere in posizione favorevole. Ora Dybala in area di rigore, evita un avversario, prova a arrivare al vertice dell'area piccola, il sinistro basso, la sfera sulla linea di porta allontanata all'ultimo momento da Lazzari, perché Cristiano Ronaldo addirittura da terra stava per accompagnare con la punta del piede la sola dello scarpino il pallone in fondo al sacco, lentamente ma rotolando verso la linea di porta. Il pallone è stato poi allontanato da Lazzari con Stracoscia, che non era più assolutamente in grado di intervenire. Venire subito il pericolo creato dalla Juve, che insiste nell'attaccare con Cuadrado, l'esterno destro all'interno dell'area, questa volta a cercare Cristiano Ronaldo, anzi a cercare Dybala per l'1-2, pallone impreciso e quindi docile la presa di Stracoscia all'interno della propria area di rigore, ma diciamo subito l'opportunità dopo l'assolo di Ronaldo, che cercando di sfruttare i rimpalli ha riuscito comunque a mettere il pallone verso Stracoscia. Poi cosa è successo con Lovati? È successo che ancora una volta abbiamo assistito a una protezione di Dybala, che praticamente in mezzo a due o tre giocatori in slalom riesce a calciare in porta, Stracoscia respinge e Cristiano Ronaldo non riesce ad impattare per il... così, per il gol finale. Devo intanto dire che... attenzione Rabiot lanciato da Dybala in area di rigore, Rabiot prova il cross e viene fermato, poi ancora Rabiot, dribbling aereo, tentativo di traversore, Dybala cicca e arriva Ronaldo, ancora un tiro e questa volta interviene immolandosi ma con un braccio, evidentemente il giocatore della Lazio Bastos al limite della sua area di rigore, al di fuori, però badate bene gentili ascoltatori dell'area di rigore, motivo per cui ci sarà calcio di punizione in favore della Juve, due tentativi. Quello di Dybala che ha ciccato dall'interno dell'area di rigore avversaria dai 15-14 metri e quello di Cristiano Ronaldo che invece è fuori dall'area di rigore della Lazio, è riuscito a trovare il pallone con un violento collo interno destro, pallone che è stato respinto con il gomito in tuffo dal giocatore della Lazio Bastos, a quanto pare fuori dall'area di rigore, anche se bisognerebbe vedere bene, immagino che ci sia un check di controllo perché era in uscita Bastos il pallone, lui era in uscita, il pallone arrivava verso l'area, si tratta di capire a che metà strada c'è stato il contatto. E infatti l'arbitro adesso, il signor Rossato della sezione di Schio, sta evidentemente ascoltando ciò che gli stanno dicendo dalla saletta del VAR, vedremo se lo chiameranno a vedere di persona ciò che è accaduto in questo strano caso, dobbiamo dire, è molto particolare perché va Ronaldo alla conclusione da circa 18 metri, il pallone viene colpito da Bastos con il gomito, non sappiamo sinceramente se a questo punto all'interno fuori dall'area di rigore o sulla linea dell'area di rigore, l'ha presa sicuramente col gomito e questo si è visto chiaramente, lo ribadisce il signor Orsato. Sì. Non sappiamo effettivamente se sulla linea dell'area di rigore o poco fuori l'area di rigore, perché ripetiamo, il pallone era molto veloce e viaggiava verso la porta avversaria. Bastos veniva incontro a Cristiano Ronaldo, l'impatto tra il pallone e il difensore della Lazio è stato a metà strada e non sappiamo se quella metà strada fosse sulla linea dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore, seppur di poco all'esterno di essa. Va a vedere. Va a vedere Orsato di Schio, vuole capire cosa effettivamente è accaduto, poi sbaglia lato, cambia del direzione, era andato dove c'erano le panchine e invece il video è stato sistemato all'Allianz Stadium, ma questo credo sia un'eccezione rispetto a tutti gli stadi italiani, dalla tribuna opposta e quindi insomma si cerca di capire dov'è questa palla. Beh, da quello che vediamo noi potrebbe essere all'interno dell'area di rigore. E adesso vediamo però cosa dubbio, decide vediamo che decisione prende lo Stato, perché è una decisione molto complicata, molto noi dubbio. Abbiamo cercato di spiegarvi gentili ascoltatori la dinamica dell'azione, però ha deciso in fretta lo Stato e calcio di rigore, sì, e calcio di rigore in favore della Juventus, calcio di rigore in favore della Juventus. Simone Inzaghi non può far altro che accettare di buon grado la decisione del direttore di gara, così stanno facendo i giocatori in campo, il solo Bastos sta cercando di dire ma io l'ho presa col fianco, in realtà insomma il tocco è stato abbastanza netto con il gomito destro, si è immolato col corpo, certo. Lo sguardo di Gigi Buffon, se lo posso raccontare, anche lui un po' così indeciso, incredulo, come a dire, ma insomma, sono calci di rigore, purtroppo è il nuovo regolamento, sì. Non c'è niente da fare, prima lo cambiano e meglio è, diciamocelo. Speriamo. Chiaramente, perché così veramente non... Speriamo, insomma, perché sono assolutamente... Per il regolamento è da rigore, assolutamente è rigore, inconcepibile. Però inconcepibile. Insomma, vabbè. Calcio di rigore in favore della Juventus, siamo al sesto minuto del corso di ripresa, Cristiano Ronaldo contro Stracoscia, il destro, rete, ha segnato la Juventus. Esattamente al sesto minuto del corso del secondo tempo passa in vantaggio la formazione bianconera grazie a Cristiano Ronaldo,
quota 28 gol in campionato e quindi ad una sola lunghezza da Ciro Immobile, quest'oggi voglio dire è veramente protagonista della partita sullo stesso terreno di gioco assieme al fuoriclasse portoghese. Ma ciò che conta è che seppur Stracoscia avesse battezzato l'angolo giusto dove Cristiano Ronaldo ha depositato il pallone, non è riuscito a raggiungere, a frenare la sua corsa verso la porta biancoceleste, è in vantaggio la Juventus per 1-0. Siamo ora al settimo minuto, è una svolta per la partita, forse anche il campionato. Barchiesi. Allora, commentiamo questo rigore assegnato da Orsato, richiamato dal VAR con Filippo Grassia. Filippo. Sì, il tiro di Cristiano Ronaldo ha chiuso la sua corsa, è stato intercettato da Bastos con il braccio sinistro largo. A questo punto il VAR ha fatto presente a Orsato che il braccio era dentro l'area di rigore. Sì, perché la Juve è entrata, adesso al di là dell'episodio del rigore, devo dire che è entrata, fosse impattato meglio in questo secondo. Perché questo... aveva già sfiorato il gol prima con Dybala e poi con Ronaldo. Sì. Adesso però la Lazio prova a reagire con Anderson dalla corsia di sinistra, si accentra, poi scarica verso la linea laterale il pallone, Parolo all'indietro, attacca anche con i difensori e quindi Acerbi la Lazio, Cataldi all'impostazione, Luis Felipe al cerchio centrale del campo, attenzione che ha perso palla, Dybala e Ronaldo contro nessuno, Dybala in area di rigore, Dybala Ronaldo a porta vuota, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo al nono minuto, ingenuità di Luis Felipe, clamorosa, che ha dato il via libera ai due attaccanti bianconeri, e grande altruismo di Paolo Dybala che ha visto libero Cristiano Ronaldo davanti alla porta ormai sguarnita. 29 gol per Cristiano Ronaldo, appoggio in posizione a quanto pare regolare, applaudono sia Buffon che Pinzolio, Cristiano Ronaldo che raggiunge anche Ciro Immobile a quota 29 in vetta in cima alla classifica dei cannonieri, qui la combinata grossa, sì, Luis Felipe, poi è andato via è Dybala, voglio vedere rispetto alla del pallone dove si trovava Cristiano Ronaldo, anche qui secondo me ci sarebbe però un attimo da guardare, ma insomma evidentemente non lo so, magari guarda andrà al VAR, comunque l'ingenuità colossale, no, ma era dietro Ronaldo, quindi assolutamente regolare, sì, sì. 30 gol per Cristiano Ronaldo, non 29, 30 gol, quindi è in vantaggio, ha superato Ciro Immobile nella classifica cannoniere, nonostante la situazione non sia certamente delle migliori per la formazione di Simone Inzaghi, che vuole tuttavia lasciare un'ottima impressione in questo torneo e in particolar modo su questo terreno di gioco. È partito Immobile, riesce a prendere sul tempo Bonucci, poi però rigore. Interviene calcio di rigore, ecco, così. Calcio di rigore in favore queste della Lazio, queste sono delle e ammonizione ingenuità, per Bonucci. Ingenuità incredibili da parte della difesa, sono dei cali di concentrazione che un giocatore come Bonucci, che comanda la difesa della Juve, non deve assolutamente permettere, anche perché e rimette in discussione con Bonucci, una partita che la Juve aveva completamente nelle mani, stava gestendo, dominando. Vediamo in area di rigore, si addormenta Bonucci, si addormenta completamente. Un po' quello... alle sue spalle Ciro Immobile che ci crede, invece va a rubargli palla, poi viene atterrato il rigore netto. Assolutamente chiaro, rigore netto, un po' tipo quello di Spinazzola ieri, forse più clamoroso quello di Spinazzola. Sì, perché Spinazzola che non si va mai verso il portiere. È andato verso in area di rigore con la palla a terra, diciamo che è una cosa abbastanza così. Particolare, ecco, definiamola così. E la Juve fa di tutto per riaprire la partita. La Juve fa di tutto per riaprire ai suoi danni la partita, certo. La Lazio però ci crede e ci ha creduto, dobbiamo dire, molto. Ciro Immobile andando su questo pallone a contrastare peraltro il suo compagno nazionale Leonardo Bonucci, che certo non ha nell'esperienza il suo tallone d'Achille, e comunque si è lasciato irretire dall'avversario e dalla situazione. Immobile contro Szczęsny, parte Immobile con il destro, goal. Ciro il grande, Immobile accorcia le distanze per la Lazio al minuto 38 nel corso della ripresa, e adesso 29 gol crediamo per Ciro Immobile, nuovamente ad una sola lunghezza e da Cristiano Ronaldo, il numero 17, che merita ampiamente questa marcatura per come si è espresso in questa serata difficilissima, per lui ha lottato su ogni pallone giocando solo come se dovesse essere quello decisivo. Ha fatto reparto da solo, ha lottato, è andato su palloni anche improponibili, però devo dire che meritava questo gol per la generosità che ha sempre dimostrato, e adesso auguriamoci, certo non possiamo pretendere l'intensità, ma ci assisteremo probabilmente agli ultimi minuti più recupero di così molto molto intensi e molto interessanti.
e agonisticamente validi, crediamo, perché la Lazio proverà a tutti i costi a raggiungere il gol del pareggio. Acerbi la gira in profondità per Andre Anderson, viene anticipato quest'ultimo da De Ligt, attaccato irregolarmente dal nuovo entrato l'arbitro che arresta l'azione, e ci sarà calcio di punizione in favore della formazione bianconera. I minuti sul cronometro che sono 39 nel corso del secondo tempo, Juventus che è in vantaggio sulla Lazio per 2-1. La successione delle reti tutte nella ripresa, prima il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, poi il raddoppio di CR7 a porta vuota e poi al 38esimo il penalty realizzato da Ciro Immobile per un fallo da lui stesso subito ad opera di Leonardo Bonucci.